Eccoci qua. Eccoci. Ciao. Ciao, benvenuti, bentrovati a chi c'è adesso in chat e a chi ci sarà dopo su YouTube. Io sono sempre la Mari della Red Rumia e stasera ospite con me c'è Luca. Luca di Cuore Celluloide, che trovate appunto sui social con questo nome, sul suo blog con questo nome. E quindi ciao Luca, grazie di aver accettato il mio invito e raccontaci, ci vuoi raccontare qualcosa di te prima di iniziare? Innanzitutto grazie di avermi invitato, di aver pensato a me per le tue, per una delle tue live su Twitch. Ma ci mancherebbe. E niente. Non, io scrivo recensioni da un po' di anni, diciamo da un 6-7 anni, e niente, non, collaboro col sito Horror Italia 24, anche se al momento sono un po' fermo anche con loro. È vero, ho visto che collabori anche con loro, che è una delle community più grandi d'Italia. Esatto, ultimamente sono stato fermo su tutti i fronti, un po' perché non si riusciva più ad andare al cinema, un po' perché ho avuto io dei problemi personali che non sto a raccontare, e quindi sono un attimino, devo un attimino riprendere i contatti con, un po' con tutti. Quando ci si mette la vita privata. Ogni tanto riesco ad andare a qualche anteprima, lavoro permettendo, perché lavorando su turni non è che riesca ad andare a tutti gli eventi, a tutte le anteprime di stampa. E niente, quando riesco scrivo principalmente horror, anche se comunque io guardo tutto il cinema. E infatti anche sul blog scrivevo in linea abbastanza generale di tutto il cinema, sia che fossero commedie o film action, horror, cinecomics, anche soprattutto mi piacciono molto i cinecomics. Infatti ieri sono stato appunto all'anteprima di Suicide Squad. Volevo di chiederti James com'è andata, infatti, dopo mi racconti com'è Esatto, poi ne parliamo. E niente, invece sono intervenuto qua nella tua live per parlare di Classic Horror Story, che è un film italiano. Non so se vuoi introdurre te il discorso o... Guarda, come vuoi, nel senso, raccontiamo la trama per quelle persone che non l'hanno ancora visto e poi quando vogliamo andare in spoiler lo annunciamo, così secondo me al momento l'hanno visto tutti, perché vedo che è chiacchieratissimo e è molto sulla bocca di tutti al momento. Ha concentrato l'attenzione di tutti, anche i non amanti dell'horror, giusto perché è uscito su Netflix. Esatto. Netflix ce l'hanno un po' tutti, poi soprattutto in questo periodo in cui la gente sta molto a casa. Sì. Per ovvi motivi, perciò anche chi magari non è proprio intenditore o comunque non è appassionato di quel genere di film, comunque l'ha visto e ha detto un po' la sua, hanno detto un po' la loro tutti, quelli che l'hanno visto, soprattutto sui social, su Facebook, su Instagram, su ovunque, su qualsiasi piattaforma se ne è parlato. Devo dire che ne hanno parlato molto bene, ma molti magari penso che non avendolo compreso appieno l'hanno criticato proprio per i punti per i quali non doveva essere criticato, perché tu sì, dici proprio perché prendendo un abbaglio pazzesco, hanno criticato proprio quello che c'era da amare, sì, dici. lo scopo dei registi di chi ha prodotto il film, di chi l'ha scritto, era proprio quello di fare una critica nei confronti appunto del pubblico medio, della critica nei confronti di un genere spesso bistrattato, almeno io l'ho visto così, poi non so se è Sì, anche il tuo, se è anche il tuo pensiero a proposito. assolutamente, E quindi proprio ci sono state proprio persone che hanno criticato il film proprio per questo motivo, quando invece doveva, era proprio un film fatto apposta, cioè nel senso era diciamo un concentrato di citazioni. Di horror fatte a film praticamente, e il punto era proprio la critica verso un certo tipo di pubblico, sia addetti ai lavori che e non pubblico,
Esatto. E niente, no, la trama è un film, lo dice il titolo stesso, è la classica storia horror. È praticamente questo gruppo di ragazzi che si sta recando in una località non precisata, stanno andando in Calabria comunque. Esatto, vanno in Calabria, ma nessuno specifica il paese, esatto, la città. In camper, penso sia tramite una delle applicazioni tipo BlaBlaCar, una roba sì, del genere. Sì, anche interpretata così, che fosse un car sharing. Esatto, un car sharing, praticamente si ritrovano questi, penso, 5 sconosciuti, sì. Tra cui uno youtuber che è appassionato di cinema, studia cinema a Roma, si sta andando in Calabria dalla propria famiglia, e questa coppia di stranieri, e questa ragazza che vediamo subito dalla prima scena del film dovrebbe essere tipo incinta e sta andando anche lei a raggiungere la famiglia in vacanza, e poi c'è quell'altro personaggio, il dottore, il medico, sì, Riccardo, esatto, che ha dei problemi familiari, adesso non, esatto, da una telefonata si capisce questa cosa. E niente, poi a un certo punto, classico episodio che fa svoltare la trama, c'è questo incidente e si ritrovano in una zona desolata, e praticamente si ritrovano in un luogo dove avvengono, almeno da quello che trovano lungo la strada che stanno percorrendo per raggiungere il primo posto per riuscire a raggiungere appunto un riparo, qualcosa, trovano questo campo dove presumibilmente avvengano dei sacrifici umani, cose del genere. Comunque cose molto tetre, esatto, molto, molto horror, diciamo. Non è un parco giochi, non finiscono, esatto, in un parco di divertimenti. Esatto, esatto. E niente, poi da lì tutta la storia si dipana, violenza, sangue, morti, e chi più, esatto, ne ha più ne metta. È una classica storia dell'orrore, quindi, esatto, cioè, sì, infatti, ci sono. Io durante il film mi sono messo un attimo a guardare quali film potrebbero essere stati presi come di ispirazione, comunque, o citati, a parte, vabbè, la colonna sonora molto, molto italiana che c'è all'inizio, con il cielo in una stanza. Tra e poi c'è anche incredibile, ho amato la musica di questo film, esatto, tantissimo. Esatto. Io, nel senso, mi sono messo a cercare un po', nel senso, a pensare quali film potrebbero essere stati presi come ispirazione. Mi sono venuti, vabbè, Shining, per le riprese dall'alto del furgone, mentre percorre la strada di collina, montagna. Esatto, sì, sì, sicuramente. Mi ha fatto venire in mente molto Shining. Poi vabbè, quella casa nel bosco, tutti i film dove ci sono dei personaggi che raggiungono un luogo. Sperduto, magari nei boschi, così, quella casa nel bosco, The Lodge anche, volendo, per quella casa, sì, con la costruzione. Assolutamente. Molto, esatto. Poi Midsommar, come non ricordare Midsommar. E, di cui parleremo la settimana prossima, così, piccolo spoiler. Ecco, quello è un altro film molto bello, quello lì. E, Non aprite quella porta. Ovviamente, se ci sono persone bifolche, è sempre non aprite quella porta. Esatto, bifolchi, non aprite quella porta. E tra l'altro hanno messo la... Tra l'altro, ultimamente è stato caricato su, mi sembra, Amazon Prime Video, proprio il film originale. È vero, perché per un po' c'è stato su Netflix il remake, e invece adesso è arrivato anche l'originale, hai ragione. Infatti io ho sempre illuso, ho detto, è che hanno messo tutte le volte che andavo a vedere, non ha preso la foto. Guardavo 2011, no, cos'è, 2009, 2005, sì, anni, sì, quel decennio. E allora rimanevo tutto deluso, ho detto, no, sì, è ancora il remake. Poi quel giorno stavo girando un attimo e ho visto che era invece quello degli anni 70. Ed è una bella botta di film anche quella. Ma uno dei miei preferiti. Poi io ci ho trovato anche, vabbè, l'Enigmi, per alcune scene abbastanza crudi. Soprattutto gli strumenti, vero?
Esatto, e anche Misery, c'è proprio la citazione diretta di Misery. Eh sì, assolutamente. Ma pensa che, siccome Netflix questo film l'ha pimpato molto, no? Netflix ha puntato molto sulla comunicazione di questo film, a pubblicità e quant'altro. Sul loro canale YouTube c'è tutta una serie di mini video molto brevi, 3-4 minuti, proprio di promo, no? Quindi un po' di backstage, un po' di interviste, tutte cose molto brevi. E Roberto De Feo, che è uno dei due registi, fetente, dice: la mia ispirazione principale è stata La casa di Sam Raimi. Ah, sei bugiardo, perché ci saranno 600 film in questo film, non è vero che è solo La casa. Dimmelo, cioè, esatto. Parliamo di tutto il resto, perché La casa c'è sicuramente. Piccolo così, farcita di affari miei, La casa di Raimi è il film che mi ha fatto aprire il blog, quindi... Chiaro che se mi dici così mi conquisti, no? Però non è vero, dei bugiardo, ci sono 8 milioni di film qua dentro, ma che la casa? Sì, sono tutti. Praticamente casa ogni scena... C'è solo La casetta. Praticamente in ogni scena c'è un film, una citazione, comunque sì, un rimando. E io ci ho visto anche, vabbè, Kill Bill, Revenge, che poi... La roulotte di Kill Bill. Revenge anche. Che tra l'altro oggi... Matilda Lutz è l'attrice, la protagonista, ed è la protagonista anche di Revenge. Sì, l'ho guardato oggi proprio per lei, perché appunto leggevo di articoli che la osannavano come nuova scream queen italiana. Mi sento di essere abbastanza d'accordo, perché Revenge è un film incredibile, mi è piaciuto tantissimo, e poi ovviamente a Classic Horror Story siamo qui a parlarne, quindi. Tra l'altro io ho scoperto che fosse italiana per Classic Horror Story, perché io all'inizio pensavo fosse tipo spagnola o sì, comunque americana. Il nome non è tipicamente italiano, ecco. Cioè, quando l'ho vista parlare italiano perfetto, ho detto, ma allora è italiana. Cioè. Revenge inganna, perché parla molto bene anche inglese, non penso mi sembrava doppiata, potrei sbagliarmi. Ma deve avere doppia nazionalità, o comunque deve avere le origini... sia italiane che non so se spagnole o comunque il cognome, insomma. Infatti. Comunque no, anche Revenge è sì, anche Revenge che a sua volta prende molto da Kill Bill, perché è la donna che si vendica di tutte le violenze che ha subito, tutte queste cose qua, è molto sì, molto derivato. Revenge molto classico, però mi è piaciuto moltissimo perché è molto avventuroso, no? Lei sembra Rambo, esatto. Quando esce dalla grotta è rivoluzionata, sembra Rambo, tutta armata, questi sì, proiettili, è una sì, figata. Sì. Ci sono scene abbastanza surreali e irreali, sì, cioè, sì. Tipo lei che cade dalla rupe e si è ancora viva, cioè tipo sì, si infilza con qualcosa, adesso non mi ricordo bene. Comunque, vabbè, però come film rende bene l'idea della vendetta, come avventurosissimo, poi sembra un Mad Max di serie B con meno perfezione tecnica ma altrettanto divertente. Esatto. Però tornando al nostro, Matilda Lutz anche qui si difende molto bene, perché ha un personaggio che tutto sommato è un po' poverino di scrittura, nel senso che personaggio di Elisa, che poi è insomma, c'è chiaro da subito, no? Che sarà la final girl del film, non ha un grandissimo spessore, ecco, ci viene buttata lì questa informazione della gravidanza che poi ci dimentichiamo sì, per tutto il film, c'è il tema del che viene un po' lasciato così, e poi dopo magari ne riparleremo, però lei effettivamente è molto brava. È molto brava, le scene d'azione con lei, di violenza con lei, sono divertentissime. Proprio goduriose, no? Sai quando ti piace l'horror, sì, quelle scene lì proprio te le godi, ti diverti. E anche politically incorrect, visto che a un certo punto fa qualcosa che raramente si vede nei film. E quelle poche volte che si vede ci fanno sempre una testa tanta. Esatto. Però diciamo che De Feo ha avuto il coraggio di fare il film che voleva fare, nel senso non si è autocensurato come avrebbero fatto altri. Tra l'altro, vabbè, io vengo dalla visione di Suicide Squad, dove lì proprio ha fatto proprio quello che ha voluto James Gunn in quel film, cioè non ha avuto proprio limiti.
esagerato in qualsiasi cosa. Sai, James Gunn ha il potere di farlo magari su larga scala e al cinema. Forse Roberto De Feo quel potere lì non ce l'aveva ancora per magari portarlo in sala, ma di sicuro una piattaforma come Netflix, se ti dà fiducia, ti lascia anche abbastanza carta bianca e di fatto insomma, lo diremo in zona spoiler, quello che succede nel film, sì, no? Esatto, esatto. Si lascia molto andare, non si trattiene, ecco, non ha paura di mostrare anche le cose che fanno urlare di sgomento le signore. Sì, ci sono le classiche scene dove di solito la cinepresa si sposta, stacca, lì non stacca, nel senso ti fa vedere tutto. Esatto, l'ha problemi. Voluto fare, te lo fa vedere, scusa, mi sono impegnato, l'ho generato, adesso lo guardi. Esatto. E per restare in zona spoiler free, quello che secondo me dà tanto valore al film, che non sarà un miracolo, ma di sicuro è un bellissimo passo avanti per il cinema italiano, no? O forse indietro, perché il cinema italiano le cose di grande valore dell'horror le faceva una volta, quindi forse un passo indietro. È che secondo me tiene tutta una linea narrativa fino al 85% del film. Sì. E funziona. È già una linea narrativa che da sola funziona. Se fosse finito in un modo da classica storia dell'orrore, avrebbe funzionato, perché era un bel film dell'orrore. Aveva l'atmosfera, aveva l'azione, aveva il ritmo, aveva i personaggi, funzionava già così. E poi decide che invece no, lui voleva anche altro, anche di più. Deve andare avanti. Esatto, e non gli bastava la classica storia dell'orrore, e quello che mi piace è appunto che lui riesca a costruire una prima parte già di per sé dipendente e perfettamente funzionante, e che la seconda parte sia solo una miglioria, non sia un necessariamente un rivoluzionare le carte in tavola, che lo fa, però non rispetto alla qualità del film, ecco. Cioè non è il finale che dà la qualità al film, pur essendo un finale con il twist, come tante produzioni Netflix, ecco. Certo, no, tutto il film è comunque abbastanza lineare in questa cosa. Cioè non hai una parte meno bella, una parte... magari la parte centrale ci sono, c'è qualcosa, qualche lungaggine di troppo, però è proprio poca roba, nel senso non... per il resto è un film godibilissimo che dura il giusto, perché dura un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Per me gli horror, già quando durano più di un'ora e 40, un'ora e 45, a parte, vabbè, Midsommar, che forse durava addirittura più di 2 ore. Sì, anche che ho appena riguardato. Però quello è un horror atipico, non è il classico... Cioè, questi film qua, queste classiche storie horror, più di un'ora e mezza, secondo me, non devono mai durare, perché alla lunga poi magari possono anche stufare. Anche sì, perché poi cose da dire... scrittura eccezionale, per cui hai tantissime cose da dire, se no dopo un po' è brodo allungato. Esatto. Sì, non conviene mai, perché dopo a parte che non è che hai così tanta roba da dire in un film horror, cioè dopo diventa anche abbastanza pesante, diciamo. Sì, a parte rare eccezioni. Dipende dallo scopo, no? Sai, un horror puro di intrattenimento che non voglia... Io un film di Jordan Peele lo guarderei anche se durasse 4 ore senza colpo ferire. Uno slasher comune... certo. Perché sono perché Peele fa più sono più ibridi, non sono proprio horror puri. Cioè anche Get Out e Us non sono horror proprio, sono thriller, poi vabbè, ci sono, cioè Get Out che è più, molto più thriller che horror, a parte qualche scena splatter. Sì, sai, sono sempre quelle cose che giocano sul confine dei generi. Esatto. E siccome casa mia è quella dell'orrore, e per me sono bellissimi, quindi sono horror perché sono bellissimi. Vabbè, e... sì, no. Comunque sono classificati horror. Su una piattaforma tipo Netflix sono messi in mezzo agli horror. Sì, sì, certo. Effettivamente perché sì. Andando a fare i pignoli,
magari sono più thriller che horror, però vabbè, ce li godiamo anche come horror. Ma infatti, noi ce li godiamo a prescindere dalle etichette, noi non etichettiamo esatto. Il cinema. Esatto. Questo invece è un film che si etichetta dal titolo, che così, una domanda che cioè superficiale, però me la sono chiesta oggi riguardandolo. Perché il titolo in inglese? Nel senso, musicalmente è perfetto, no? A noi poi, spettatori, rimanda a tante altre cose con un titolo simile. C'è l'American Horror Story, c'è l'American Crime Story, è un'impostazione di un titolo che a noi è familiare. Pensi che sia così perché per attirare il grande pubblico? Perché è un titolo che, oltre a essere internazionale, no? Quindi è sulla piattaforma, se lo guarda chiunque in tutto il mondo. Sì. Però questo è un errore molto italiano. Sì, è molto italiano, ma secondo me non, cioè, il titolo è, vabbè, non è che sia un concetto molto tradotto in inglese, non è molto difficile da capire. Classic horror story. No, per carità. Anche chi non parla una parola d'inglese capisce comunque di cosa si sta parlando. Quindi, secondo me, è per uniformarsi proprio alla piattaforma globale, sì, che sono. È Netflix, ha utilizzato il titolo in inglese invece che in italiano. Magari perché magari un inglese che vede un inglese, un americano, uno straniero, un non italiano, che si vede il titolo, la classica storia dell'orrore, magari non è meno interessato. Esatto, anche perché poi i film su Netflix, mi pare, che basta vederne 10 minuti e risultano già come visualizzati, cioè come visti in maniera totale. Ah, ok, cioè quindi tipo se uno ci clicca super curiosità per dire si guarda un pezzo e poi lo molla per la piattaforma, esatto. La visualizzazione. Risulta lo conta come visualizzazione, okay. Cioè tipo YouTube è presente. Sì, certo. Sì, che effettivamente forse per YouTube ha senso, nel senso che essendoci le pubblicità prima, no? Per lo youtuber basta che ci clicchi su, gli fai partire la pubblicità. Esatto. E per lui, diciamo, tra virgolette, una parte dello scopo è raggiunta. Per il cinema chiaramente non è la stessa cosa, però quella piattaforma agisce in modi suoi. Comunque penso che non abbia pensato comunque proprio De Feo a queste logiche di marketing. Lui voleva fare il suo film come lo voleva fare. Visto che comunque era un omaggio, principalmente un omaggio ai grandi film americani, ha utilizzato il titolo in inglese. Per, sì, ci sta, che in effetti, essendo i film citati tutti americani, il titolo fosse, ci sta. E anche i film di cui parlano effettivamente, perché un'altra cosa che notavo è che, mi dicevi tu prima, uno dei personaggi, Fabrizio, studente d'arte, grande appassionato di cinema dell'orrore, nomina diversi film, proprio, fa proprio nomi, titoli, registi e quant'altro, e mai di un film italiano. Nomina la casa, appunto. Nomina anche i personaggi. Nomina anche i personaggi, però mai di film italiani. Solo. Però i personaggi li nomina in... Cioè, tipo, c'è un personaggio che avrebbe potuto nominarlo in inglese, lo nomina invece col nome in italiano. Ok, però non di un film italiano, giusto? Adesso non voglio, magari no. Mi ricordo male, eh? Okay. No, sono tutti film, comunque cita tutti i film, tutti americani, ma i personaggi che cita, a un certo punto cita 3 personaggi, sì. Cioè un personaggio avrebbe potuto citarlo col nome in inglese, visto sì, che non mi ricordo, l'ho riguardato oggi e ho già perso questa scena. Alla fine del verso la fine, sì. Prima del finale. Sì? Quando magari parliamo nella zona spoiler. Ma cosa dici? Ci andiamo? Andiamo in zona spoiler. Andiamo in zona spoiler. A un certo punto, praticamente, quando praticamente c'è il twist. Sì? C'è la Matilda Lutz seduta davanti agli schermi e compare Fabrizio. Sì? Gli dice, che lui gli dice, io ho usato i 3 personaggi che hanno fondato la mafia. Sì. E li ho praticamente ho usato i 3 personaggi faccia di cuoio. È vero. Che però uno faccia di cuoio, Freddy e
Il terzo non chi mi era? ricordo chi, cioè, però mi ricordo, adesso ovviamente la scena, non mi ricordo. E li ho fatti diventare i tre personaggi fondatori della mafia, che sono, adesso non mi vengono in mente, anch'io l'ho visto un'ora fa. Me lo sono ristudiata oggi, sono Osso, Malosso e Carcagnosso. Sì, quei tre lì, comunque loro. Sì, loro. E gli che erano praticamente Freddy, Faccia di Cuoio e... non ricordo neanche io se hanno nominato Jason o Michael, perché sono loro quelli che girano. Esatto, ma è Michael forse. Michael. Poteva benissimo dire Leatherface, invece ha usato Faccia di Cuoio. Sì, è vero. E su questa cosa del cinema italiano e straniero, a me ha dato un po' da pensare, perché io, e qui l'ho fatto per un bias di passione personale, il primo film a cui ho pensato, oltre a le citazioni più evidenti che hai detto anche tu prima, i primi film a cui ho pensato guardando questo sono stati quelli di Pupi Avati. Sì. Un po' perché sono i miei preferiti, sono tra i miei preferiti italiani, e poi perché questo ritratto della ruralità, no? Ora, esatto. Quella di Pupi Avati è più vicina a me proprio fisicamente, quindi la percepisco anche più vicina da spettatore, perché io sono della pianura padana, sono cremonese, Pupi Avati era tipo 20 km più giù di me, quindi i film li percepisco come molto vicini, però quel ritratto della ruralità italiana, del folklore italiano, io l'ho riconosciuto tantissimo come qualcosa che avevamo già visto nel cinema di Avati. È stato un peccato, mi è dispiaciuto che non avesse nominato anche lui, perché trovo... So, ma magari nel suo intento c'era, ma magari non ha avuto il modo di citarlo proprio direttamente. Cioè, è pur vero che l'ha citato per immagini, l'ha citato per immagini, ma non proprio non ha chiare lettere. No, senso. Quello sicuramente, cioè, e ci sta, nel senso, è coerente, nel senso che i film di Avati non hanno niente a che spartire con i classici film dell'orrore americani, quindi ci sta che lui invece abbia spostato i suoi richiami su quella cosa lì. Però io l'ho trovato un'altra bella citazione, molto voluta o meno, però insomma i richiami sono quelli, il folklore, l'ambiente italiano e anche banalmente la natura italiana, no? Perché buona parte del suo film è ambientata nella natura... cos'è? È Calabria, vero? Non è Campania? Sì, Calabria. Anche se è stato girato in Puglia. Ah, ok, questa era una info che non avevo. So che è stato girato in Puglia, ma doveva essere la Calabria quella, mi sembra. Sì, è perché ho preso, cioè, l'accento di Fabrizio è inequivocabilmente calabro, non c'è dubbio. Proprio calabrese. No, ma poi lo dice proprio. Sì. Ed è appunto un richiamo all'ambiente italiano, alla cultura locale italiana, che ho trovato molto forte, di un tipo di cinema che appunto a me piaceva già tanto con autori precedenti, quindi mi è piaciuto molto ritrovarlo anche qui, seppur collocato in una regione diversa d'Italia, ma insomma. Anche se in una certa inquadratura, comunque, visto che abbiamo detto che cita solo film americani, a me è sembrato di ricordare la Jennifer Connelly di Fenomena. Ok. Un'inquadratura in primo piano di Matilda Lutz che esce da una porta, proprio c'è lei con i capelli lungo la spalla, cioè raccolti lungo la spalla, praticamente mi ha ricordato Jennifer Connelly di Fenomena. Sì, Fenomena l'ho visto ma tempo fa, quindi sicuramente una citazione che non avrei colto perché non sarei ricordato, ecco, però okay. Sì, è possibile, anche perché quello lì è il momento in cui Argento si è un po' spostato ancora più a occidente di così, no? Quindi ci sta che ce l'abbia infilato, abbia infilato anche un po' di Argento. E, esatto. Visto che abbiamo, allora i registi sono due, De Feo e Paolo Strippoli, ecco, stavo guardando gli appunti, però per Strippoli è il primo lungometraggio, quindi purtroppo non abbiamo altro da dire su di lui al momento, però non per Roberto De Feo, perché Roberto De Feo prima ha girato The Nest. L'avevi visto? Ecco. Ti era piaciuto? L'ho visto, ma non come se non l'avessi visto, l'ho visto solo una volta... E non me lo ricordo, praticamente, non mi aveva impressionato più di tanto, comunque, anche se comunque tanti ne parlavano più che bene.
A me, sinceramente, io mi ricordo quando l'ho visto, mi aveva abbastanza annoiato. Ok. Però non era girato male, nel senso, non era, era proprio a livello di trama, così non mi aveva preso più di tanto. Adesso sì, non mi ricordo il film, nel senso, perché avendolo visto solo una volta, e quando era uscito, proprio il giorno stesso che era uscito su Netflix, anche lui. Io l'avevo visto per modi, ma forse su Cili, non mi ricordo, vabbè. Però era uscito anche su Netflix, mi sì, pare. Sì, possibilissimo. Non ti contraddico perché non lo ricordo. Ricordo di averlo visto. No, mi pare. Sicuro l'avevo visto a casa, quindi non. Okay. Cioè, era uscito anche al cinema, mi pare. Sì, però anch'io non l'avevo visto in sala perché avevo fatto un po' la snobbettina e invece poi visto a casa mi era piaciuto un sacco. E la cosa che mi incuriosisce è che sono due film completamente diversi. E mi interessa molto capire Roberto De Feo se farà tutta una carriera così a selezionare un particolare sottogenere ed esplorarlo a modo suo, perché The Nest era un film gotico al 100%, era una storia gotica di fantasmi, c'erano tutti gli elementi del caso. Questo è praticamente tutto il cinema slasher, proto slasher dal 78 in poi. Sono curiosa di sapere se tutta la sua, mi incuriosisce molto, ecco, il suo personaggio, perché se ogni film ci porta a una rielaborazione, per quanto Classic Horror Story secondo me non tocca i picchi di altre cose che sono uscite in questo periodo, però è un progetto molto notevole, se tutto il suo percorso sarà così è molto interessante che succeda proprio in Italia, no? Dove questa cosa la facciamo da 30 anni tipo. Sì, vedremo il prossimo film, cosa avrà, cosa ci sarà. Sì, sì. E non lo so, anch'io penso che comunque esplorerà magari qualche altro, magari non farà nemmeno un horror, non so. Ah, sì, sì, magari ci sorprende tutti e fa un film d'azione e... Film d'azione sono un po' scettico, però... Difficile. Sì. Più che altro magari farà non lo so, un thriller, qualcosa di più, qualcosa di pulp, visto che comunque gli piace, l'anima pulp gli piace. Esatto, anche dalla fotografia del film si vede abbastanza che come si dice, l'indirizzo è quello. Questo film ha un'estetica secondo me molto bella. Proprio, non mi è piaciuta, ma è proprio un commento superficialissimo, la casa, la casettina, non ha incontrato il mio gusto, ma ribadisco, è proprio una cosa molto superficiale, molto banale. Ma in realtà trovo che tutta l'estetica del film funzioni benissimo. Anche questo è un altro film, visto che nominavamo le varie ispirazioni, come Midsommar è un film molto luminoso, perché spesso e volentieri le scene sono ambientate di giorno, c'è questo rosso vivissimo della casa, è un contrasto molto forte tra il sole accecante della Calabria e magari un po' l'ombra dei boschi, però è comunque giorno, però ci sono, è giorno la prima volta che vanno nel bosco e trovano trigger warning per chi ama molto gli animali, c'è una scena molto forte con le teste dei maiali e le mucche che sono realizzati in maniera straordinaria, perché io ho dovuto girarmi, impressione, però appunto sono un film con forti contrasti, ecco, e esteticamente mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto gradevole, molto bello, ecco. Pur sempre si sta parlando di squartamenti, vari, gente che si spara, però nel nostro parametro di bellezza l'ho trovato molto interessante, esteticamente delle belle scelte, secondo me. Sì, sì, no, non... Niente da dire, nel senso, non è stato molto preciso in questi dettagli, ma tutto il film, in qualsiasi dettaglio appunto di cadaveri, corpi sezionati, sì, queste cose qua. Sono tenuto a far vedere proprio gli occhi cavati, le lingue mozzate. È stato chirurgico, diciamo. Sì, sì. È un po' il primo Zampaglione, no? Che si divertiva anche lui abbastanza a mostrare
Esatto. A volte mi ritrovo a dover spiegare alle persone della mia vita perché mi piace questa roba e effettivamente capisco che per chi non si è appassionato possa essere un po' strano, però in questo caso è proprio di grande impatto. Non ci fa, ci fa vedere tutto, nel senso non risparmia nulla. E guarda, adesso non so se alla tua destra o alla tua sinistra troverai i commenti alla chat, perché ci sono i ragazzi di Inside Joke Podcast, che saluto in chat, che sono stati ospiti qualche puntata fa, e che dicono che hanno trovato un po' di troppo la mafia, il discorso della mafia, cioè di carne al fuoco ce n'era già tanta, avrebbe funzionato anche senza benissimo. Allora, sì, è vero, però questa cosa qua, io sono del nord, quindi faccio fatica a, chiaramente non posso parlare a nome delle persone del sud, e tu qua mi dirai se pensi anche tu questa cosa qua. Secondo te prima o poi riusciremo a fare un ritratto del sud che non includa la mafia? Mi dicono anche i ragazzi che forse era un po' di troppo, cioè poteva essere benissimo una leggenda del folklore locale, perché è così nella vita vera, ho scoperto. Sì. Informandomi che i tre cavalli, cioè osso, malosso e calcagnosso, sono davvero i tre fondatori. Esatto, nel folklore lo sono davvero. Però forse si poteva anche scegliere altro, o comunque con un po' di creatività parlare di sacrifici umani senza per forza metterci in mezzo la parte mafiosa. Cosa ne pensi? Guarda, a me non ha dato eccessivamente fastidio, perché comunque non, cioè ne parla, ma dice proprio due o tre cose, cioè non è che è tutto incentrato, cioè ne parla all'inizio in maniera abbastanza sommaria, poi dice sono i tre fondatori della mafia, però non è che poi tutto il film sia incentrato su, cioè tu vedi altro, nel senso tu vedi l'horror, nel senso vedi gli squartamenti, vedi le cose, non è che c'è il mafioso che arriva, cioè capito, non l'ho trovato troppo invasiva come cosa. Okay. Poi ci sta la critica che viene sempre citata, comunque anche se in minima parte, come in questo caso la mafia nei film italiani. Non a caso vorrei fare una parentesi, visto che oggi è uscito il trailer di House of Gucci. Sì, l'ho visto, non vedo l'ora, cioè sto già con la testa su Marte io per House of Gucci. No, più che altro è una cosa che riguarda la versione originale. Sì. Cioè, i personaggi parlano tutti con questo accento da Tony Soprano. Che sì. Non ho capito perché, sono di Firenze. Cioè, sì. Non... qui c'è un'evidente supremazia dell'accento siciliano su tutti gli altri. Cioè loro vedono veramente gli italiani parlare tutti in questa maniera. Loro pensano che gli italiani parlino tutti come Tony Soprano. Per questo, no, che mi chiedo, soprattutto su un prodotto, e dopo rispondo ai ragazzi, a Giulia e Domenico, il discorso della mafia secondo me è interessante proprio per quello, perché visto che l'immaginario internazionale è questo, no? Per cui su un film su gente di Firenze tu li fai parlare in siciliano con un accento e con atteggiamenti, perché spesso nel trailer, cioè, il trailer è proprio montato un po' malino, se posso dire, mi sembra, e quindi mi sembra che le persone a volte abbiano degli atteggiamenti che da immaginario riconduciamo alla mafia, no? Sì. Quando appunto, no, più che altro riconduciamo ai gangster movie americani, sì. Sui personaggi mafiosi italo-americani. Sì, è infatti, cioè, capito, è per quello che mi chiedo. Allora, su un film di stampo internazionale come è appunto A Classic Horror Story, che, come dicevo prima, è studiato per essere su un pubblico molto più ampio di quello nostrano, infilare nuovamente la mafia, che i ragazzi dicono nei commenti, stavano dicendo che non è che dà fastidio, che a loro non ha dato fastidio, ma è una cosa buttata un po' lì così e poco approfondita, come per esempio citano la scena a tavola, che tutti hanno citato come rimando a Midsommar, e invece anche secondo me era un rimando alla cultura del sud in generale. Non so se
Io non lo saprei dire se strettamente dell'ambiente mafioso, ma sicuramente dell'immaginario del sud, no? Io onestamente non ho quando ho visto la tavolata, anche se non ci fosse stato Midsommar citato, nel senso non, se non ci fosse stato proprio come film Midsommar, non avrei pensato alla tavolata mafiosa, avrei pensato alla classica tavolata. Non mi sapeva di mafioso, mi sapeva di mafiosa l'attrice, quella presa da Gomorra. La sindaca che sembra una lasagna. Esatto, la sindaca, esatto, ma proprio come personaggio, nel senso mi sembrava proprio il classico personaggio potente che comanda. Sì, però non appunto, arriva la polizia e lei se ne va con la polizia alludendo a un legame, no? Esatto, ma non, onestamente non mi ha dato quell'impressione, quella tavolata lì. Ok, allora a me ha dato molto l'impressione appunto di cultura, di classica cultura del sud. Sì. Non lo so, cioè le persone del sud che conosco mi rimandano questo... questa concezione di pasti, tipo il pasto della domenica, no? Che magari io non faccio più. Scusa, sto leggendo il commento dei ragazzi che dicono sì, un po' per lei, un po' per la macchina della polizia, era tanto per trovarci un difetto. Allora, guarda, io se vuoi un difetto te lo dico, secondo me. E per chiudere il discorso mafioso... A me dispiace che quando si parla di sud, in un modo o nell'altro, bisogna infilarci la mafia, perché sembra da persona del nord che la vive da fuori che ci sia solo quello, no? Quando lo sappiamo bene noi che non è così, ma noi questo film lo stiamo esportando e stiamo dicendo di nuovo sempre la stessa storia, che il sud è mafioso, e mi sembra un po' superficiale, un po' un'occasione sprecata per parlare anche di altro. Ma per dirti il difetto, secondo me, e poi mi direte anche voi, soprattutto tu Luca, questo è un film, come ci dicevamo, profondamente metacinematografico, no? Quindi chiaramente è pieno di rimandi, quasi di didascalico, cioè ogni scena è un altro film. Sì. Nello stesso momento in cui è uscito questo, su Netflix è uscita la trilogia di Fear Street, che secondo me fa la stessa cosa, ovvero essere straordinariamente citazionista, ma proprio ai limiti del plagio, ma in maniera, secondo me, più sofisticata, più approfondita. A volte ho avuto l'impressione che De Feo volesse farci vedere quanti film ha visto. Lo vedi come sono stato bravo? In questa scena ti ho messo dentro due Tarantino, un Aster e un Raimi. Mentre ho trovato che l'operazione Fear Street, che aveva più tempo per farlo perché è strutturata su tre film, più lunga, l'abbia fatto in modo più approfondito, più divertente forse, perché sono comunque dei teen movies di grandissimo intrattenimento, e forse con un po' più di sofisticazione della scrittura, però non vorrei... Cioè anche qui, è per trovare a forza un difetto in un film che mi è piaciuto, eh? Sì, vabbè, ma i registi le fanno queste cose, cioè lo dicono anche apertamente, non lo nascondono. Anche Tarantino stesso lo ha sempre detto, che dice io sono nato come videotecaro, ho visto tutti i film che possibili e immaginabili, e quando riesco li cito tutti nei miei film, soprattutto pensando ai vari Le Iene. Le Iene è completamente un remake di un altro film ufficiale, esatto, o comunque anche i vari tutti i film Pulp Fiction, che riprende molto la Nouvelle Vague, o comunque le varie storie di gangster, tutte queste, cioè sono tutti Tarantino è così, e anche De Feo nel suo piccolo magari ha voluto omaggiare magari il maestro facendo la stessa cosa. Ma guarda, non voglio dire che non è un difetto per me, perché appunto il film mi è piaciuto, se no parleremo d'altro. Quindi a me è proprio piaciuto anche questo, come mi piace Tarantino anche per quello. Ho solo trovato, perché sai, un conto è la citazione, no? L'omaggio, che come dicevi fanno tutti anche molto apertamente, perché mica è un difetto, anzi.
Un'altra cosa è, secondo me, scardinare un pochino le regole di un genere che stai, non voglio dire riportando in vita, però la famigerata operazione Scream, no? Scream è arrivato negli anni 90, ha preso lo slasher e l'ha ribaltato, l'ha citato, l'ha omaggiato, ci ha fatto di tutto e poi quello che ne è venuto fuori era completamente nuovo e completamente innovativo. Secondo me, ho avuto l'impressione che a Classic Horror Story volesse fare la stessa cosa, però io 2 giorni prima avevo visto Fear Street e Fear Street secondo me lo faceva un po' meglio. Posto che appunto sono prodotti diversissimi, perché appunto quello là è un film anche per un pubblico più giovane, una trilogia intera, insomma. Però mi è parso un pochino, Classic Horror Story ci provasse un po', però non lo so se ne sono uscita con i pilastri della terra crollati, ecco, come era stato, adesso io non l'ho vissuto in prima persona, l'ho vissuto postumo, però come era stato Scream ai suoi tempi. Ma io Fear Street l'ho visto anch'io. Sinceramente, dei tre film mi sono piaciuti i primi due, di cui più il secondo del primo. Il terzo, invece, devo dire che un po' mi ha un po' stufato. Deluso. Sì, nel senso, mi ha un po' annoiato, un po' non mi ha. Vabbè, ci Il sta, ci sta. secondo, invece, devo dire che è stato quello che mi ha divertito di più, che mi è piaciuto anche a livello di trama, in cui mi sono ritrovato, di cui ho ritrovato proprio il mio gusto verso il genere horror. Certo. Sì, sono comunque film diversi rispetto ai classic horror story. Poi vabbè, diciamo la banalità, sono film comunque prodotti magari con un budget anche superiore. Sì, sicuramente, sicuramente. Perciò anche quello aiuta, perché comunque non so Eh che sì. budget avesse è Classic Horror Story, non Ma penso avesse questo budget milionario. no, non sono troppo informata sulla parte economica, ma sicuramente no, sicuramente è un prodotto anche economicamente Cioè, diverso. se proporzioniamo le cose, diciamo che sono entrambi prodotti ben riusciti. Però con budget magari diversi e comunque anche con effetti diversi sul pubblico, nel senso. Forse ho trovato a Classic Horror Story, soprattutto nella sua parte finale, dal twist in poi, un film molto più dedicato agli appassionati, da un appassionato a un appassionato, perché laddove Fear Street invece è fruibilissimo da chiunque, ho trovato che a Classic Horror Story forse rischia, come dicevi anche tu giustamente all'inizio della live, di essere molto meno apprezzato da chi. Adesso sto cercando le parole giuste per metterlo giù, per mettere giù il concetto che voglio dire. Però probabilmente se non sei un grande appassionato del genere, quando arrivi a fruire di A Classic Horror Story nella sua seconda parte, forse per te il film perde un po', mentre per noi quello è il momento in cui si eleva, no? E diventa qualcos'altro. Forse per un non appassionato potrebbe perdere un po' Beh, poi di impatto. dipende dai gusti, perché poi magari ci sono quelli che non sono appassionati, che però amano magari il cinema violento con magari la parte finale, proprio il finale, proprio quegli ultimi 15 minuti dove c'è la vendetta. Magari sono quelli che fanno apprezzare il film nel suo intero a chi magari fino a quel momento diceva che è un film un po' così. Poi magari Sì, ci sta. vedono il finale, magari anche quello è stato l'intento, anche è stata la motivazione per cui De Feo ha voluto far continuare il film oltre al punto in cui poteva tranquillamente finire, nel Sì, ci senso sta. mettendoci la cosa della vendetta, perché magari ha pensato, magari chi non ha proprio la passione per l'horror nudo e crudo. Magari se ci metto la parte un po' alla Kill Bill finale, magari riesco a prendere anche loro. D'altra parte di pubblico dici me la prendo lo stesso Esatto. perché sì, no, è vero anche Esatto. quello. Ecco, un'altra cosa che, sempre parlando del finale, adesso che siamo in zona di totale libertà,
Un altro tema un po', non un po', molto interessante che emerge ovviamente è quello del true crime, no? Della pornografia del dolore, di cui io stessa sono una vittima, lo ammetto candidamente, io fruisco abitualmente di podcast true crime, documentari true crime, è una cosa, un argomento che mi interessa, di cui fruisco ed effettivamente questo arriva alla fine, ok, c'è tutta la parte su di snuff movie, no? Il riferimento agli snuff e quant'altro, però poi di fatto di true crime si parla. Come Ma tu attore, crime, cosa intendi? Fammi un esempio proprio preciso di true crime. e per dire banalmente, tutti quei documentari che parlano di casi gialli reali, quindi non so, il documentario su Yara Gabirasio piuttosto che il Ah, documentario ho su capito. Meredith Kercher. Lui alla Ho capito. fine, Fabrizio, quando parla con gli schermi, si vede Fabrizio nei vari schermi, no? Parla e dice chiaramente: tu accendi la tele e c'è. Morti. Esatto. Guarda, rispondo velocemente ai ragazzi che dicono: true crime è una cosa, ma secondo me va oltre, qui si va nel dark web. Sì, cioè, è quello che fa lui. Quello che fanno loro è realizzare film che sono degli snuff movies, no? Quindi da dark web. Il dark web che tu mi insegni è peggio del deep web. Immagino, non sono Non esperta, so, non sono un sto. esperto, io non sono esperto del dark web, neanche del deep web, se No, per vabbè, questo. io mi limito al true crime, io arrivo al true crime, più giù non, Sì. no, nemmeno io ci arrivo. No, ma anch'io sono, ogni tanto se becco il documentario lo Perché lui guardo. quello che fa lui è molto di più di true crime, ma quello di cui parla quando c'è Matilde Lutz inchiodata alla sedia è anche questo, perché lui dice: quello che voi volete quando accendete la tele è questo. E lì anch'io mi sono sentita, ho alzato la mano, anch'io mi sono sentita tirata in causa, perché è vero, al di là di programmi spazzatura e quant'altro, però è vero La quello che doppia lui. c'è la doppia critica a quelli che vanno al cinema e non vogliono vedere un filo di sangue perché dicono oddio, oddio il sangue, Esatto, e poi esatto. alla fine si riempiono le Vanno a orecchie e gli casa. occhi. Di morti, omicidi, rapimenti, cose così, no? Eh sì, E poi alla è. fine lei risponde a questa cosa, proprio alla fine del film, proprio l'ultima sua battuta, e dice: ecco il vostro finale, Esatto. guardando in camera. E tra l'altro è bellissima quella cosa lì, secondo me, quella scena lì che hai riportato tu, è molto bella perché è l'ennesima umiliazione di Fabrizio, no? Che per tutto il film è stato succube, un sottomesso, no? Un succube di tutte le donne della sua vita, e in più alla fine, oltretutto, una cosa stava facendo, nel senso che stava facendo il suo film, e alla fine pure quello gliel'hanno portato via, nel senso che Sì. Diventa durante il suo stesso film, su cui questo si è ammazzato di lavoro, vabbè, cioè non è che lo voglio difendere, sia chiaro, però diventa la sua stessa vittima. la final victim. Da Ah, ecco, vedi, parte. c'è una differenza tra Deep Web e Dark Web. Ci spiegano i Sì, il ragazzi, dark web dice. è ancora la roba peggiore, nel Ah, senso. vedi, no, io proprio ignorantissima, raga, io zero. In cui si comprano video. Ecco, io pensavo che questa cosa si facesse già nel deep web, invece vedi, no, c'è anche un'evoluzione. Cioè, Ecco, proprio vedi. è una cosa che va a scalare, nel senso, nel deep web ci sono cose che non trovi nel web normale, Nel ma nel dark dark, web c'è proprio cioè proprio qualsiasi la cosa, nel spazzatura senso. dell'umanità, fondamentalmente. Esatto, sì, ma poi cioè, nel senso che puoi trovare qualsiasi cosa, dalle armi. Ah, ok. Cioè, io mi sono sentita sporca mentre guardavo Classic Horror Story perché dicevo: questo parla di me che mentre vado a lavorare mi ascolto il podcast sul caso Marta Russo, e invece sono una No, santa io, proprio. sai cosa mi piaceva un sacco? Lucarelli, quando parlava Blue Notte, vero? del Blu Notte, esatto, e c'era, io come radio ascolto principalmente Radio DJ, lui aveva un Ok. programma su Radio DJ, adesso non ce l'ha più, però una volta ce l'aveva e faceva la stessa cosa che faceva su Blu Notte, parlava di Ah, questi. ok. Sì,
Sì, cioè, adesso ti devo spiegare una cosa. Io qua dietro c'ho mia moglie che mi fa da gobbo. Ogni tanto mi mette dei cartelli. Adesso mi ha scritto, cosa mi ha scritto? Detto da chi non guarda i TG ma guarda gli horror. Cioè, noi non guardiamo i TG. Lei. Non guardiamo il giornale. Cioè, proprio da quando siamo sposati, che abbiamo iniziato a vivere insieme, mai visto un TG. Io ti capisco. Parlo al plurale perché dico anche a lei, anche noi siamo così. TG questa casa ha bandito, ma se posso appena i documentari su True Crime, poi io... Ma anche perché ho fatto indigestione quando abitavo con i miei, quindi... Esatto. Cioè, i miei erano una cosa allucinante, cioè finito un telegiornale ne guardavano un altro, finiva quello... Perché erano tutti orari di mezz'ora in mezz'ora, c'era un telegiornale su una rete diversa. Sì, effettivamente, basta accendere la tele, quello c'è, ed effettivamente... Mi tanto sbottavo, dicevo, ma un altro telegiornale, ma basta, ne ho visto uno, cioè non è che saranno notizie diverse. Le notizie quelle sono. Esatto. Però vedi che c'è una sorta di pornografia dell'informazione, della cronaca, cioè Fabrizio in questo non ha torto, Siamo tutti vogliosi, curiosi, a modo nostro siamo tutti un po' voyeur, no? Ma, dal mio punto di vista, cioè nel senso, per quanto mi riguarda, io guardo quei documentari per sapere magari particolari che magari non sono emersi nelle notizie ufficiali, nel senso che sono molto più approfonditi come indagini e ti vengono fuori dei particolari di cui non eri a conoscenza leggendo i giornali o andando su internet così. E quindi io lo faccio proprio per interesse, poi le cose sono da rabbrividire, perché tipo a Vetrana, il tizio di Garlasco, che tra l'altro adesso... No, vai, finisci. Tra l'altro adesso è libero, mi sembra che sia libero. È uscito. Ah, sì. Mi pare. Adesso non voglio scontato la pena. Sai cosa si scatena? Perché quando guardiamo un film horror, per me, parlo al plurale ma parlo per me, chiaramente il confine tra finzione e realtà è netto ed è, come dire, è un confine invalicabile. Tu stai guardando qualcuno che quando esce si strucca, va a casa, si va a bere una birra. Esatto. E quindi qualunque sia la tua reazione a riguardo è ingiudicabile, perché lo sai che è finzione, lo sanno tutti che è finzione, qualsiasi legame tu abbia, come prima io l'ho detto, questo è un film bellissimo anche se è pieno di sangue, ma è sangue finto. La dinamica che nasce in me quando fruisco di prodotti true crime diventa di grande freddezza, non so se è una sorta di tutela, perché di fatto, per esempio, i casi più famosi italiani riguardano delle ragazzine, no? Quindi, però scatta un meccanismo di grande freddezza, per cui magari parlo con le mie amiche e dico, però il DNA di Bossetti, cioè come se fosse... Ecco, tu adesso, stavo giusto pensando a questa cosa, però faccio un collegamento che non c'entra niente, nel senso, perché noi abbiamo una gatta, okay. E l'abbiamo presa da un'allevatrice che abita praticamente dove è stato ritrovato il corpo di Yara. Ah, ok. Esatto, a Chignolo d'Isola, provincia di Bergamo. Esatto. E io tutte le volte, quando andavamo da questa signora con cui siamo ancora in contatto, tutte le volte che andavamo per vedere la gattina come cresceva, come era, passavamo per questi campi, perché c'è una strada che passa in mezzo ai campi, e io non riuscivo a non pensare all'orrore di questa ragazzina di 13 anni, di quanti anni aveva. Quella è una reazione umana, no? Cioè, chiaramente sì. Tu senti una ragazzina, e invece è una reazione umanissima, no? Tu chiaramente senti la storia di una ragazzina massacrata in maniera terribile, la tua reazione è di orrore e esatto. Di sconvolgimento. Invece, quando poi entri in un certo vortice, no? Ti faccio un esempio, sempre perché parliamo di Yara e ce l'ho fresco in mente. Io seguo un podcast italiano che ha anche un canale Twitch, quindi magari li linkerò, che si chiama Deep End Crimini, dove c'è questo ragazzo giga appassionato che esamina i casi con una precisione, con un approfondimento
E ad un certo punto, quando ti ritrovi ad ascoltare queste cose qua, raccontate con questo modo appunto così puntiglioso, ti dimentichi che in realtà... Con dovizia di particolari. Esatto, con una grandissima dovizia di particolari, con una grandissima ricerca, arriva un punto in cui ti dimentichi che in realtà e nasce questa freddezza che io non ho nemmeno nei confronti del cinema. Certo. Eppure c'è questa curiosità morbosa di andare avanti, no? Quindi adesso, a parte ovviamente al giocare a fare gli investigatori privati, a risolvere il caso o quando parli fuori con le tue amiche, però anche questa è una cosa sana, no? E io mi sono rivista molto in Fabrizio che dice sconvolgete e poi andate tutti a casa e cercate questo. È vero. E loro hanno tutta quella dinamica qui come mia e cioè, non ne sono contenta perché non dovrei voler fruire... queste storie che sono storie di vicende di persone reali, no? Eppure sono per esempio a me era piaciuto moltissimo aspetta, era una serie che era su, mi pare su o su Netflix o su Amazon Prime e parlava di una bomber, quello su una bomber. Cioè, ho visto che c'era ma non l'ho guardato. Manhunt, una bomber. Ecco, bravo, sì, è vero. Ma bellissima. Ma sì, bellissima, cioè è una cosa bellissima. Guarda, te la consiglio. È comunque fiction, nel senso che però parla appunto di questo di una bomber, certo, che era un personaggio realmente. O se no, vabbè, il classico. Com'è che si chiamava quello? Dove c'era anche Manson a un certo punto. Sempre una serie, questa su Netflix, okay, mi pare. Mindhunter, no? Potrebbe essere, allora, Mindhunter. Sì, la serie di David Fincher, dici? Sì, esatto. Con Jonathan Groff. Quella lì. Una serie bellissima. Quella è veramente una serie bellissima. Però io mi ricordo proprio Manhunt, una bomber, mi ha lasciato proprio con la bocca aperta tutti gli episodi. Bellissimo. Quello veramente. Lo devo guardare perché vabbè, è un'altra... E poi anche, anche Narcos. La curiosità è... È un po' morbosa per queste cose effettivamente, quindi in questo secondo me c'entra molto il punto, il film, che questa morbosità qui è piuttosto, non voglio dire naturale, però forse sì. Lo so. Sì, ognuno ha... Cioè, sì, è una cosa morbosa, nel senso che... Eh sì. Però, nel senso... Dal mio punto di vista, cioè, è semplice voglia di informazione, nel senso, poi che sia fiction o che sia un documentario con immagini vere, tipo quelli che fanno vedere le foto del cadavere, o anche tipo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, cioè queste sì, cose sì, qua, sì. No? Sì, ci a me sono sempre solo curiosità di informazione. Esatto, sì, lo faccio perché mi piace l'approfondimento, nel senso. Non lo trovo, è morboso ma meno, nel senso, non è per il gusto di... Sì, tu dici, forse quella morbosità lì è più ritrovabile in cose tipo Barbara D'Urso, che non magari il fruire di un prodotto che potrebbe anche essere l'informazione. Esatto, cioè Barbara D'Urso è una che ci marcia su queste cose. Sì, invece sì. Se è un prodotto fatto per informare, e comunque la gente che lo guarda per avere un punto di vista allargato rispetto all'informazione classica data dai giornali, dalla TV, con i telegiornali o con quella internet, secondo me non c'è niente di male. Questo mi fa sentire meno morbosa. In chat i ragazzi di Inside Joke ci salutano, anche loro apprezzano Mindhunter, quindi ne approfittiamo per consigliare la serie di David Fincher che è su Netflix a tutti quelli che guarderanno, perché effettivamente è una serie straordinaria. Tu prima stavi nominando anche Marcos, giusto? Narcos. Chi è? Narcos. Narcos, sia la prima serie, quella dedicata a Escobar. Ti ho perso. Oh, ok, adesso ti ho ritrovato. Ti stavo perdendo e ti ho ritrovato. Sono bloccata. Allora, io ti vedo bloccato, ma ti sento. Si è frizzata Marica. Allora, ti sei un attimino frizzata.
No, io ti sentivo, ma non ti vedevo bloccato. Ok, siamo tornati. Sì, c'è stato un calo di rete, dai. Va bene. Comunque, no, stavo dicendo Narcos, sia la parte dedicata a Escobar, ma poi anche le stagioni successive sono comunque fatte molto bene. Anche se lì è molto più fiction che, cioè, partono da una storia vera, ma è molto, molto più tipo romanzo criminale, diciamo. Anche romanzo criminale molto bello. Dovrò esplorarla Narcos perché so che è molto chiacchierata, ma io non mi ci sono mai messa, devo dire la verità. Quindi la esplorerò senz'altro. Invece per quanto riguarda i film, il cinema, vabbè, è Sicario. Quello sì, assolutamente. Non l'ho ancora visto. No, ah, no, Sicario, aspetta, è bellissimo. No, Sicario. Sto facendo mente locale. Non mi ricordo se... Sai che non mi ricordo se l'ho visto? Perché c'è anche il suo sequel che è uscito... È uscito anche il Soldado. Sequel. Esatto. Di Sollima. Mentre Sicario mi pare che sia di Villeneuve. Sai che io ho un dubbio, non mi ricordo se l'ho visto. È quello con Emily Blunt, che è praticamente dell'FBI, che vanno... Sì, cioè ho ben presente... Forse hai presente, c'è la scena dove trovano i cadaveri murati nella casa, in mezzo al deserto. Che ho un vuoto. Allora mi verrebbe da dire di no. Cioè, che lo conosco di fama perché... Di fama... Tutto quello che ha fatto Villeneuve lo conosco di fama, ma evidentemente non l'ho ancora visto. Sicario è veramente bello. Anche sì. Soldado a me è piaciuto. Se no me lo ricorderei. Quindi sì, mi devo... Ho in progetto di rivedere tutto Villeneuve prima di Dune, quindi questa volta ci sarà anche quello, perché voglio arrivare al cinema carica a pallettoni per Dune, quindi riguarderò anche Sicario. Villeneuve è piaciuto praticamente sempre, tutti i film che ho visto mi sono piaciuti tutti. È un bel nome interessante. Non... Forse Dune è quello che mi attira di meno. Sì? Sì, perché non è il mio genere, proprio il, okay, ci sta. Non è proprio il mio genere, il fantasy, e, anche adesso mi odieranno chi sta ascoltando, il Signore degli Anelli io proprio non... Ci mancherebbe. È proprio il genere fantasy che non mi attira. Secondo me il fantasy è un genere molto impegnativo, cioè se non ti piace sottoporti alla visione del Signore degli Anelli è una tortura, cioè o sei appassionato no, ti piace, se non ti piace. No, non è una questione che non mi piace, non mi appassiona, okay, perché poi riconosco comunque la qualità nel film in sé. Certo. Però a livello proprio di avventure, di queste cose qua, non mi ha mai... Ho provato a vederlo più volte, perché ho detto magari questa volta mi piace, magari questa volta mi appassiono. Invece no, a zero, non sono mai perso. Riuscito. Ci sta. Guarda, Dune è molto diverso dal Signore degli Anelli. Io ho letto solo il primo libro della saga di Dune, perché è una roba infinita. Però è molto diverso, è il trono di spade più intelligente. Il trono di spade è molto molto intelligente. Ecco, il trono di spade è un'altra serie che non ho proprio minimamente calcolato. Ecco, perché... Vabbè, no, ma se non ti piace il genere, figurati. L'ha guardata mia moglie, me lo raccontava. Okay. E più me lo raccontava, più dicevo, ma è beautiful, ambientato in un falso, in un fake medioevo... con i draghi Io non mi sento di contraddire questa affermazione. Però vabbè. Però son gusti. Assolutamente. No, allora, secondo me Game of Thrones, proprio per una questione di gusto personale, era iniziata in una maniera strepitosa e poi è finito che davvero era beautiful con i draghi. È proprio finito. No, ma anche a mia moglie non piaceva, nel senso, non... Però lei lo guardava perché magari diceva, magari da un certo magari punto magari migliora, invece no, peggiorava. Sì, poi quello non un'altra c'è. Serie che mi è dispiaciuta invece è The Walking Dead. Non sai che non l'ho mai iniziata, ma mai, perché ho un problema. Ma perché non puoi fare una serie sugli zombie senza gli zombie? Cioè, ci sono anche, però cioè non
parlano, cioè loro parlano, camminano e parlano. Una stand-up comedy noiosa. A questo punto uno dice, ma i The Walking Dead non sono gli zombie, The Walking Dead sono i protagonisti che parlano, perché che parlano e camminano. Cioè non... Guarda, io non so, tanto appassionata sono di orrore nel media del cinema, quanto nelle serie TV devo proprio sforzarmi, perché non mi viene da andarle a cercare, con dovute eccezioni tipo American Horror Story. Esatto, American Horror Story, piuttosto che magari Supernatural, no? Che insomma non ho ancora finito, lo sto guardando da 6.000 anni, però insomma. Però ecco, purtroppo con le serie horror devo proprio forzarmi, perché non mi viene da cercarle, ecco. Piuttosto con le serie cerco cose più frivole, se devo essere sincera. Però ecco, sì. A parte appunto i grandissimi classici, ovviamente. Ecco, American Horror Story, noi stiamo guardando adesso la stagione 6. Ok. Perché c'erano le prime 5 stagioni su Amazon Prime. Sì. E dopo la quinta stagione basta. Non le hanno più messe e c'è su Chili. Ok. C'è su Chili e poi tu puoi comprare i singoli episodi a 2 euro, 3 euro tipo. Ok. O tutta la stagione a 7 euro. Alla fine ho detto, vabbè, dai, compriamo la stagione a 7 euro e ci guardiamo la stagione. Roanoke adesso stiamo guardando Roanoke. Ok, che allora. È da pazzi, cioè è una roba completamente fuori di testa. Io sono a metà di Roanoke, non l'ho ancora conclusa, però so che tutta American, adesso non vorrei dire una baggianata, ma se non sbaglio, se con una VPN e un po' di Uma si accede a Netflix, al catalogo inglese, ci deve essere tutta American Horror Story, sì. Ah. E se hai una sottoscrizione a Netflix Italia, con la VPN poi vai a vedere il catalogo inglese e dovrebbe esserci tutto. Di sicuro c'è fino a Roanoke, perché lo stavo guardando lì. Ma c'è anche con l'audio italiano? Non lo so perché la guardo in inglese, con i sottotitoli, quindi non te lo so dire. Però forse se sei... come tipo... Penso di sì, perché su Netflix italiano se di certi prodotti puoi mettere la lingua, tipo in polacco, in russo. Sì, sì. No, perché anche su tipo su Prime ci sono delle... Invece ci sono delle serie che sono solo tipo in inglese. Tipo Dem, che adesso mi sa che l'hanno messa anche in italiano, però all'inizio era solo in inglese con i sottotitoli. Solo che abbiamo dei problemi di vista e con i sottotitoli praticamente passiamo il tempo a stoppare per leggere quello che c'è scritto, perché va bene masticare l'inglese, parlarlo un po', però da lì a vedere una serie senza sottotitoli ce ne passa. E sai che invece certi prodotti su Prime sono solo in italiano. Ma lasciami la scelta. Anche quella cosa è una cosa che non sopporto, perché io tante volte cerco il film, magari lo voglio vedere in lingua originale e non riesco perché c'è solo in italiano. C'è solo in italiano, ma... Cioè, per carità, non è per fare la snob che vuole guardare i film in inglese. È un metodo che preferisco quando posso, però lasciami la scelta, scusa. No, perché poi io di solito li guardo in entrambi i modi, nel senso magari la prima volta per capirlo lo guardo in italiano e poi dopo che l'ho visto una volta lo voglio vedere come... Certo. Cioè, perché è molto più completo guardarlo nella lingua originale, nel senso. Sì. È ovvio che se è un film polacco, di vedere i film... Sentire la gente che parla polacco poco mi interessa. Chiaro. Però diciamo i grandi film con gli attori così mi piacerebbe vedere proprio l'interpretazione al 100% certo. Dell'attore. Ma sai, anche solo tipo io sono di Cremona, quindi al cinema, se vado a vedere un film al cinema lo devo vedere in italiano perché non c'è offerta alternativa, no? Quindi ho specificato la città, perché non so se magari in città più grandi ci sia questa cosa. Sì, c'è, allora a Milano c'è lo Space Cinema che ha una serata, mi pare, a settimana con i film in lingua originale. Ok. Però anche in tutta Italia è molto rara come cosa, cioè è molto difficile.
E quindi, molto difficile che trovi i film in lingua originale al cinema. E quindi dico, se quando vado in sala vedo un film in italiano, per forza di cose, magari a una seconda visione lo voglio vedere in originale, e Prime adesso mi ha tolto pure quella cosa lì, quindi vabbè. Ogni tanto io vedo i film in lingua originale al cinema perché li vedo, vado alle anteprime, e spesso non sono doppiati. Sono in lingua, ok. Tipo Suicide Squad ieri era in lingua originale, con i sottotitoli. Raccontami com'è andata, raccontaci. Allora, il film è, vabbè, James Gunn, classico, proprio James Gunn ha tutto a 360 gradi. Okay. Guarda, non si è risparmiato nulla. Il film non ha punti morti, almeno okay. Per quanto riguarda il mio gusto personale. Poi magari qualcuno lo vede e dice che è schifo. Però come cinecomic io penso che sia uno dei migliori in assoluto, non solo nel mondo DC. Poi ovviamente non è un film che possono vedere tutte le persone di tutte le fasce d'età, perché... Okay. Ci sono scene abbastanza forti, diciamo, sangue ovunque, sangue sempre in qualsiasi scena, dialoghi abbastanza volgari. Quindi quello che volevamo dal primo Suicide Squad senza... Ma allora, il primo Suicide Squad, il fatto è che ci hanno messo le mani troppe persone. Era stato un po' sfortunato. Se infatti si vedi adesso David Ayer, dopo che ha visto che gli hanno fatto fare tutta la Snyder Cut, tutte le robe via, cioè, ma io sono il figlio della serva che a lui gli fate fare quello che vuole. Cioè alla fine il mio Suicide Squad è uscito, ha fatto così schifo perché ci hanno messo le mani chiunque. Sì, no, per carità, sicuramente. E il mio film alla fine non è quello che è uscito al cinema. Io sono sempre abbastanza, perché la Warner... Fa sempre queste cose qua, nel senso, che senso ha far uscire un Batman v Superman con mezz'ora in meno, che poi quella mezz'ora, se vai a vedere quella mezz'ora in più nella versione estesa, è quella che ti spiega le cose. Cioè tu vedi delle scene montate conseguenzialmente nella versione del cinema e dici, ma perché questa cosa è successa? Perché c'è questa cosa qua? E poi non capisci perché. Vai a vedere la versione estesa. Ah, ma perché in mezzo c'era sta cosa qua? Cioè, faceva, per mezz'ora di film hanno fatto uscire un film che non ha... Non dico che non avesse senso, però... Quando poi abbiamo visto... Cioè, l'MCU ci insegna che con i cinecomic ormai il limite di tempo è stato completamente sdoganato, è assolutamente irrilevante il limite di tempo, la gente li va a vedere comunque, non ha... Sì, non ha... Mentre come dicevamo l'horror può essere più vincolato a una questione di tempo, ormai il cinecomic è infinito. Sì, non... poi vabbè, adesso stanno... La Marvel sta facendo una rigenerazione di storie, di personaggi, perché praticamente i vecchi Iron Man, Captain America, Thor, questa gente qua non c'è più. Sì. Ci sono i nuovi. Che hanno potuto e adesso... Ha fatto uscire le serie TV su Disney Plus e da lì è ripartita con nuove storie, nuovi personaggi. E vediamo come va avanti. Io sono, penso, una delle tre persone sul pianeta ad aver apprezzato moltissimo anche Black Widow, per dire. No, anche mia moglie gli è piaciuto un sacco. L'abbiamo visto, quando è stato? Settimana scorsa? Io l'avevo già visto e non ero entusiasta dopo la prima visione. Dopo la seconda visione diciamo che mi è piaciuto di più. Però secondo me il problema di fondo di Black Widow non è tanto la qualità, perché il film è bello, è fatto bene. È più che altro l'utilità del film. Nel senso, non l'ho trovato... L'ho trovato... Cioè, è un film che secondo me doveva uscire... prima sì. Si vedessero certe cose tipo in Endgame, in Infinity War. Sì, sì. Ma... Perché è buttato così, cioè è un film che sì, dice delle cose, ma il personaggio comunque è andato, nel senso, certo. Non lo vedrai più perché è morto. Cosa devi fare? Sì, sì, no, a livello di continuity dell'MCU non aveva nessun senso farlo uscire adesso, ecco. Però come film niente da dire. È collocato temporalmente, no? Perché sì, è ambientato dopo Civil War.
potevo uscire dopo, esatto. Civil War, però vabbè, sono stati un po' originali così, vabbè. Sì, poi adesso l'hanno collegato con Hawkeye, sì. Di palco, e vabbè, vediamo come va a finire. Dai. Vedremo dove andranno a parlare. Sì. Guarda, ti chiedo un'ultima cosa riguardo al nostro film di stasera, e poi se avevi... Sì, perché abbiamo divagato adesso. Ma è giusto così. Io ho notato che più si parla di cose belle, più escono cose belle, e ho notato che esatto. In tutte le live vanno così, perché ad un certo punto... cose belle trascinano cose belle. Esatto. Però prima di salutarci volevo chiederti la tua opinione su un argomento che ho visto essere fondamentalmente il più divisivo del film, ovvero sta benedetta gravidanza di Elisa. E mi faceva piacere parlarne, proprio prima di tutto perché ho visto che è stato così... Alcune persone hanno odiato il film solo per quello, altre l'hanno completamente ignorato. E secondo me è un argomento abbastanza interessante da affrontare, nel senso che noi vediamo Elisa incinta all'inizio, che deve andare in Calabria fondamentalmente per abortire, perché la mamma le ha fissato l'aborto. Esatto. E poi ce ne sarebbe da dire pure su questo personaggio della mamma malsana. Poi questa faccenda viene completamente... ignorata per tutto il resto del film, nel senso che lei è così premurosa verso la bambina perché è incinta, perché c'ha questo senso, sente l'istinto materno. Anche lì questa cosa non viene accennata. Secondo me era solo una... Vabbè, c'è il tema dell'aborto. Onestamente non so se è una linea narrativa andata chiusa mentre il film era in fase di produzione, nel senso magari voleva andare a parlare da qualche parte, invece viene proprio dimenticata come cosa, sì, capito? E quello che a me fa più rabbia è che in realtà vengono buttati lì diversi spunti molto interessanti anche solo nella prima scena, no? Cioè, il film si apre con lei in questo autogrill, bar, insomma, che aspetta che arrivi il camper, no? E solo in quella breve scena si aprono mille spunti, perché si parla di lei che è appena stata assunta al lavoro come stagista e non può permettersi la gravidanza, quindi si poteva parlare, esatto, di quello. La madre che le forza questo intervento, ma lei dalla faccia... Insomma, è piuttosto chiaro che sta ragazza, no, questo intervento non lo vuole fare, questo bambino, esatto, questo aborto non lo vuole fare. E anche lì si accenna questa cosa e poi viene mollata. La madre, che è una persona violenta, che la vessa psicologicamente, insomma, ci sono diversi episodi del film, anche quando sono all'interno della casetta, le racconta che la mamma le ha rinfacciato gli studi, alla Bocconi, quant'altro, però anche lì viene un po' dimenticato. E poi alla fine lei riceve questa sfilza di messaggi in risposta dalla mamma, terrificanti, e poi entra in acqua, si ripulisce in questa scena finale un po' sciamalaniana, no? Di lei che torna nella civiltà, si butta in acqua e si tocca la pancia, e ovviamente il rimando immediato è: questo aborto non si farà mai, lei terrà il bambino, porterà avanti la gravidanza e quant'altro. È un po' strana sta linea, questa storyline di sta gravidanza, è un po' strana effettivamente, no? Che si poteva parlare di mille cose. Onestamente non lo so perché non... Perché viene abbandonata per tutto il film e poi viene ripresa alla fine, se ne parlano all'inizio e alla fine, non lo so, che le intenzioni, non so quali erano veramente le intenzioni di chi ha scritto il film. Se era solo per dare un segnale, magari era per dare posso dare la mia idea di... Senti? Sì. Ti senti, si sente. Ciao! Io penso che semplicemente
la protagonista sia vittima di qualunque cosa all'inizio del film, compresa la volontà della madre, perché lei non vorrebbe abortire, è la madre a fare tutto quanto, lei non ha neanche il tempo di pensarci su cosa vuole fare lei, quindi lei in quel momento sta abortendo per la ragione sbagliata. Quindi sostanzialmente cosa fa? Succede che nel film le capitano una serie di cose che la trasformano da vittima a colei che agisce per il proprio bene, quindi anche facendo delle scelte difficili. E a quel punto, quando legge i messaggi della madre, non le importa più, perché con quello che ha passato, lei dice, sono artefice del mio destino, prendo io le mie decisioni. Può anche, sì, è una... Si ripulisce di tutto il sangue, di tutto ciò che ha vissuto fino a quel momento, e prende le sue decisioni. Smette di essere la vittima. Potrebbe essere questa anche come... Sì. E questa cosa qua che dicevi tu è un pochino, ritorna sempre nella classica storia dell'orrore, perché è la classica storyline della Final Girl senza la gravidanza, nel senso il passaggio da vittima a carnefice di fatto, che è quello che fa Elisa, perché poi questa spara a una bambina, spara a Fabrizio, cioè potesse sparare a tutti quanti, e ci avrebbe ragione. Effettivamente è la storyline classica della Final Girl. Un personaggio in divenire che magari all'inizio ti sembra molto fragile e poi in balia degli eventi cambia totalmente personalità e modo di comportarsi e prende più consapevolezza della propria autoconservazione. Esatto. Consapevole, esatto. Cioè, e autoconsapevolezza. Esatto, e quindi c'è proprio un processo di trasformazione di un personaggio. Che poi è il personaggio principale del film. Sì, sì, no, è molto interessante perché... certo, magari poteva essere un po' più... esplicitata, senso, perché, meglio, dici. Esatto, però leggendola in questo modo magari va bene anche così. Sì, sì, ma infatti io non sono... Ho letto critiche molto severe, io non sono così severa... O almeno a una prima visione non l'avevo giudicato così severamente, a una seconda l'ho notato di più e ho notato a livello di scrittura mi è sembrato problematico, perché non ti puoi dimenticare di un elemento narrativo per un'ora e venti e poi ritirarmelo fuori alla fine, mi è sembrato un po' problematico. Dall'altro lato, appunto, se consideriamo Elisa come un personaggio nella sua qualità, nella sua complessità, la gravidanza è solo un aspetto, no? Quindi effettivamente, come diceva tua moglie, scusa, non so il nome. Silvia. Come diceva Silvia, giustamente la presa di consapevolezza e questa sua autodeterminazione alla fine la porta a essere la persona che vuole, quindi se voglio essere madre, sono madre e questa gravidanza non la interrompo. Quindi sì, esatto. ci può stare benissimo, anzi... penso che loro certo, magari poteva... così, perché è l'unico modo in cui lo posso spiegare effettivamente. Si può magari imputare questa cosa questo difetto di scrittura, ma secondo me è poca roba, nel senso non va a inficiare su tutto il film, diciamo. No, ma infatti guarda, sembro molto critica, ma solo perché mi piace rompere le balle sulle cose, ma effettivamente è un film che a me è piaciuto molto, e ce ne fossero di film così, sia produzioni Netflix così, sia produzioni Netflix italiane così, ecco, io sono molto felice che sia stata data ai due registi questa possibilità. Sono un po' critica perché è inevitabile, no? Quando guardi tanti film, ad un certo ti viene da... Beh, certo, sì. Che poi... ribadisco, è un film che funziona benissimo da tantissimi punti di vista, dal ritmo, dall'intrattenimento, la costruzione, è un film che fa molto più che degnamente il suo lavoro e il messaggio arriva forte e chiaro, e secondo me in modo molto efficace. Era però, appunto, avendo io questo sguardo femminile sulle cose, questo tema mi aveva toccata abbastanza e mi è dispiaciuto che si sia persa un pochino l'occasione di mostrare come da un punto di vista sociale Elisa non avesse scelta, nel senso che o si teneva al lavoro o si teneva il bambino. La mamma gliel'aveva chiarito piuttosto bene, no? Poteva essere una cosa in più da esplorare, ma forse c'era già tanta
tanta carne al fuoco. Esatto. E poi come l'hai visto invece? Faccio una domanda io. Certo. La parte proprio, la parte finale dove c'è quella chat con tutti i luoghi comuni sul cinema horror e poi soprattutto il pollice in giù. È una bella presa per i fondellini. Cioè proprio sempre tra le varie cose che Roberto De Feo non ha avuto paura di fare, non ha avuto neanche paura di prenderci un po' per il culo. Esatto. Però secondo me se lo poteva permettere, tutto il film portava lì. Sì. Tutto il film portava alla fine a prenderci tutti quanti un po' per il culo e credo che funzioni perché proprio perché ci è arrivato bene lì, no? Fosse stato un, non lo so, Alice nel Paese delle Meraviglie che si sveglia dal sogno, mi sarei sentita presa in giro nel senso negativo. Così mi sono sentita presa in giro nel senso buono. Una cosa che proprio non gli si può imputare è di aver fatto un film pretenzioso, perché secondo me era un film onesto, diciamo. Sì, sì, onestissimo nelle intenzioni, non ha voluto far finta di essere quello che non era, ecco. Bellissimo omaggio, una sonora presa per il culo, un modo di rimettere un po' in discussione il genere in uno stato dove non lo mettiamo in discussione da un po', quindi sicuramente quello è vero, pretenzioso no, sicuramente. Esatto. Quindi io spero che Netflix continui a dare i suoi soldi a Roberto De Feo e Paolo Strippoli. So che Strippoli, ho letto su Twitter che sta lavorando già al prossimo lungometraggio, ma non sono informata su nulla di più. No, neanche io. Ho visto solo qualcosina in giro, ma non, se questo è l'inizio, mi sembra un ottimo inizio. Se questo è il proseguimento di Roberto De Feo, c'è solo da avere fiducia per il futuro, secondo me. E basta, secondo me abbiamo ottime possibilità, ecco, di prenderci tutto quello che era nostro, abbiamo, il cinema. Abbiamo un regista in più che ha delle buone qualità. Eh sì, e fa sempre piacere perché si fa così tanto parlare male del cinema italiano che ormai è un luogo comune, no? E invece ogni passo avanti per... Ogni passo avanti per riprenderci il nostro spazio è tutto riguadagnato. Certo. Va bene. Poi comunque in generale Netflix, sto trovando maggiore qualità rispetto a una volta su dei prodotti Netflix. Io non so se è anche per te la stessa cosa. Sì. Perché io mi ricordo che 9 film su 10 che uscivano su Netflix come produzioni Netflix erano spesso delle boiate allucinanti. Sì, soprattutto all'inizio e soprattutto nell'horror era difficile. Io ricordo qualche anno fa le produzioni di Netflix horror le snobbavo completamente perché non ero nemmeno stimolata. Sì, era qualcosa di molto simile all'Asylum, cose così. Veramente. Poi io sono di parte perché Netflix dà tutti i soldi che può a uno dei miei registi del cuore che è Mike Flanagan, quindi per quanto mi riguarda Netflix ha capito su che cavalli puntare e con lui oltre alle 2 stagioni di Laus ha fatto quel piccolo capolavoro che è Gerald's Game, non so se avevi visto Gerald's Game. L'abbiamo visto sì, tratto da Stephen King, esatto. Il romanzo, sì, sì, il romanzo non adattabile, ma no? Che sembrava quello con Carla Cugino. Esatto, che secondo me è un gioiello. Sì, sì, l'avevamo visto, non gli davamo una lira quando l'abbiamo messo, e invece era proprio un bel film, sì, sì. E quindi sì, mi sembra che Netflix abbia... Non so se mi sento di dire la stessa cosa sulle serie... Non che ne veda così tante, devo essere sincera, però su quelle che ho visto mi sembra che il livello sia un po' più altalenante. Non so se anche per te è lo stesso, io non sono un'esperta, devo ammettere. Sì, non le sto guardando moltissimo per quanto riguarda le serie. Preferisco sinceramente Amazon Prime per quel punto di vista.
E anche Amazon Prime preferisco per i film vecchi, perché ha un catalogo ricchissimo per quanto riguarda i film di anni 80, anni 70. È vero, è verissimo, il catalogo Prime è notevole. Io sono un po' offesa con Prime, oltre che per la lingua, per l'introduzione dei film a noleggio, che tu cerchi un film, lo trovi, lo su trovi Prime, sei felice e poi lo devi pagare. No. Ma quello, a parte Netflix, lo fanno tutti. Sì, è vero. È solo io che sono tirchia come una maledetta. Però, vabbè, la più fastidio un Disney Plus che ti mette i film, che già paghi l'abbonamento e in più ti mette 20 euro da pagare per vedere un film. No, è micidiale, eh? È micidiale. Cioè. Ma allora, un'amica mi faceva notare una cosa qui, io non ho figli, quindi io se vado al cinema, al mio cinema di città, con 10 euro entriamo in sala in due. Un'amica mi faceva notare... Però su Disney Plus a 20 euro mettono i cartoni, e se tu metti che anche solo vai tu, tua moglie, un bambino, due bambini che vogliono il gelato, i popcorn, sono già 100 euro, 50 euro che ti partono. E so anche crudeli, hanno messo Black Widow. È vero, quelli erano usciti. Non mettono solo i cartoni, mettono anche i film Marvel, i film Disney. Tutte le nuove uscite, in poche parole, stanno mettendo così. Esatto. Poi dopo un po' te li mettono nel catalogo standard. Mm. Però all'inizio devi pagare 20 euro, tipo 21 euro con la cartolina. O lo vai a vedere al cinema. Poi la gente dice, pensa alle famiglie dove ci sono i genitori con tre figli. E pagano 20 euro, risparmiano rispetto al cinema. Ho detto sì, ma pensa a quello che è da solo a casa, non ha il cinema sotto casa, deve farsi i 30 km per andare al cinema, dice c'è che mi guardo qualcosa su Disney Plus, vede un film, il film nuovo 20 euro, cioè vabbè. Sai cosa, che magari per film come Crudelia dici ok, devo aspettare 2 settimane, aspetto. Loro sanno per certo che se caricano un film dell'MCU gli danno i soldi alle persone, perché li devi vedere subito, perché dopo 2 giorni c'è pieno di spoiler tutto internet, sì. E purtroppo ormai quello dell'MCU è diventato un mondo per cui devi accedere subito al contenuto nuovo, perché sennò resti indietro, non ti perdi, non sai, non capisci i meme. E certo. Quindi laddove magari lo posso anche capire per altri prodotti, con i film dell'MCU è sottolata, perché lo sai che la gente quel prezzo lì te li dà. E Black Widow non necessariamente lo fanno vedere le mamme ai bambini, è più facile che gli facciano vedere Luca. Però sì. Luca è uscito senza costi aggiuntivi. Io ho fatto un esempio. Però gli altri film, gli altri tipo Mulan, il nuovo film di Mulan o altri cartoni animati, adesso non mi ricordo, sono usciti a pagamento. Sì, forse anche Raya all'inizio era a pagamento. Raya è uscito sì a pagamento. Cioè, capisco che la situazione Covid e quant'altro possa essere problematica, ma se c'è qualcuno al mondo che non ha problemi, cioè è proprio la Disney. Un'azienda al mondo che Amazon e Disney, chi è che sta meglio di loro nonostante il Covid? Esatto, poi ce li ha tutti, adesso ce li ha tutti i Disney i film, perché ormai ho preso la Fox. Adesso c'è anche un bel catalogo. E poi ho scoperto anche, in teoria potrebbe finirci anche American Horror Story su Disney Plus. Su Star, perché American, no? Perché American Horror Story è della Fox. Perché hanno fatto quel canale aggiuntivo che si chiama Stars, se non sbaglio. Stars. Star è quello della Disney, poi c'è Stars Play che è un'altra roba. Ok, è vero. Sì. È uno dei canali. Sì, è tipo è in accoppiata con Apple TV. Ok. E probabilmente i contenuti per adulti poi finiranno lì, immagino, non lo so. Perché ho visto che c'è anche Grey's Anatomy, robe. Sì, c'è anche tutta la saga di Alien. Ah, è vero. Cioè, adesso io
Tipo un anno fa avevo scritto un gigapost su Alien, avevo dovuto scavare anch'io nel dark web tra un po' per trovarli, perché è stata una fatica. Adesso sono tutti su Disney Plus, grazie. Sì, sì, sono tutta la saga, anche gli spin-off, il prequel, il sequel, tutto. Ah, va bene, mi fa piacere. Vabbè, me li riguardo, è sempre un piacere. Sì, perché d'altronde queste qui sono anche logiche di mercato che io, di sicuro che sono ignorante, non comprendo. Evidentemente se funzionano... Chi sì, ma poi adesso col Covid e tutto hanno avuto un bel... Cioè la gente stava a casa e cosa faceva? Si abbonava ai vari... Sì. Ma io... Noi l'abbiamo fatto per primi, perché non potevamo andare da nessuna parte, certo. Avevamo Netflix, Amazon Prime, quindi abbiamo resistito un po' a Disney Plus, poi alla fine abbiamo detto, senti, facciamo anche Disney Plus e via. Okay, e alla fine poi ci siamo trovati Star. Poi vai a vedere... Cioè, mi sono pagata la VPN per avere Shudder, cioè tutti i mesi è un salasso economico. Noi abbiamo anche Now TV, che sarebbe Sky. Quella di Sky, vero? No, quella non c'è. Ma quella resisto ancora per un po'. È così, vabbè, d'altronde adesso il modo di fruire del cinema è cambiato e continuerà a cambiare, è inevitabile. Sì, anche perché con un mese di abbonamento praticamente paghi un biglietto al cinema adesso, praticamente, più o meno. Sì, se non hai tessere associati o cose varie, sì, costa di meno un mese di abbonamento. Vabbè, ci sono... Io preferisco sempre il cinema, però è impossibile andare più di... Cioè, per noi è impossibile andare più di 2 o 3 volte al mese al cinema. Anch'io sono su quella ero, perché adesso con le uscite che sono un po' così, ancora meno. Però io sono una di quelli che ce l'ha a 30 chilometri, perché io abito in provincia, Cremona è a 30 chilometri da me, quindi il mio cinema di riferimento è a 30 chilometri da me, è che ci vai tutti i giorni. Ma non è come averlo sotto casa, ecco. Noi siamo in provincia di Milano, anche se siamo sul confine con Bergamo. Ok. Siamo praticamente circondati da cinema, che sono tutte catene, tipo Space, UCI. Okay. Poi abbiamo l'Arcadia vicino, però comunque è sempre quelle 2 o 3 volte al mese, perché non, il biglietto comunque costa sì. 9 euro, 8 euro, 10 euro. Sì, no, cioè... Non è una spesina da nulla, ecco. Io, l'esperienza in sala sia impagabile, però. Io un po' ammortizzo con le anteprime, che sono sempre gratuite, le anteprime stampa. Certo. Però anche lì, comunque, è una spesa anche quella, perché devo andare a Milano e... Il parcheggio. Devo prendere la macchina, il parcheggio, la metro. Certo. Vabbè, insomma, i tempi della cultura gratuita sono ancora lontani da venire, ma insomma... Facciamo quello che si può. No, gratuita no, però a prezzi un po' più umani, diciamo. Sì. Anche perché una serata al cinema, comunque, tra biglietto, poi cosa fai? Non mangi? Sì. Anche solo... Ci partono quei... Io penso... 30-40 euro. Per me che sono lontana... va bene, il mio cinema c'è la tessera associati, però devo andare là, ho mezz'ora di strada comunque, perché 30 km sono mezz'ora più o meno. Sì. Cosa fai? Cioè, o mangi alle 6 del pomeriggio per arrivare là in orario, comprare i biglietti, non far la coda così, o mangi là e quindi tutte le volte via, soldi. Sì. La passione per il cinema non mi paga abbastanza per andare al cinema tutte le settimane. Esatto. Va bene. Allora, direi che ci siamo raccontati un po' di belle cose. È stata una bella chiacchierata. Sì, mi sono divertita molto. Allora, io consiglio a tutti quelli che stanno seguendo in questo momento o che seguiranno dopo su YouTube di seguire il blog di Luca, ma soprattutto di seguirlo su Instagram, dove è un po' più attivo e dove lo si legge un po' più di frequente, sempre come Cuore di Celluloide. O magari in futuro, se la sua collaborazione con Horror Italia 24 riprenderà con regolarità, non so, insomma, in base alle situazioni della sua vita. Nel caso lascio tutto linkato nel box di quello che sarà il video su YouTube che troverete da domani, spero di fare in tempo. E io ringrazio Luca e Silvia di aver accettato il mio invito e di essere stati qua con noi stasera.
quando vorrete tornare le porte saranno sempre aperte. Certo. Quindi vi ringrazio. Grazie io per l'invito. Ma per Bacco, ci mancherebbe, è stato un piacere. E alla prossima. Grazie. Buonanotte a voi, buonanotte a tutti. Ciao.